Una manifestazione alla riscoperta di un antico legame, quello di Mondolfo con la fisarmonica, è stata presentata nei giorni scorsi, la prima edizione del Festival Tramantici, nato con l'obiettivo di promuovere e valorizzare la memoria di questo strumento popolare che per oltre un secolo ha caratterizzato il territorio mondolfese. Presenti alla conferenza il sindaco Nicola Barbieri, l'assessore al turismo Davide Caporaletti, l'assessore alle tradizioni locali Raffaele Tinti, il consigliere delegato alla cultura Eve Mattioli e il maestro Roberto Lucanero. La fisarmonica non è di certo nuova a Mondolfo, in quanto dal 1800, per circa un secolo, ha caratterizzato la produzione artigianale del nostro territorio con delle case produttrici di grande rilievo e di grande valore, tanto che gli strumenti realizzati erano conosciuti in tutto il mondo. Quindi Tramantici vuole proprio riportare la fisarmonica al centro, come lo è stato per circa 100 anni nel nostro territorio, in particolare a Mondolfo. E il festival si articolerà in quattro appuntamenti con musicisti di fama nazionale e internazionale a partire da giovedì 24 agosto in tre luoghi differenti. La prima serata sarà presso il giardino del Bastione Sant'Anna, mentre il 25 e 26 agosto saremo presso i concerti si effettueranno nella cornice del complesso monumentale di Sant'Agostino, per poi chiudere il festival domenica mattina alle 5:30 all'alba con un concerto per organetto del maestro Roberto Lucanero. La direzione artistica dell'evento sarà proprio a cura di Lucanero, già direttore artistico dello storico premio e concorso internazionale di fisarmonica Città di Castelfidardo, recentemente insignito del titolo di ambasciatore della fisarmonica dal comune di Castelfidardo e attualmente docente presso il Conservatorio dell'Aquila. Sarà l'organetto, la fisarmonica, l'organetto semitonato, la fisarmonica a piano e a bottoni e anche un organo portativo medievale che suonerò io, e sarà un po' una sorta di sorpresa. Tranne l'ultimo concerto che farò in solo, gli altri concerti sono tutti in duo, proprio per permettere al pubblico di conoscere il più possibile i timbri della fisarmonica, o meglio delle fisarmoniche, in associazione con strumenti di tutte le famiglie, percussione, corde e strumenti ad aria. Alla prima edizione, ma riserverà proprio per questo delle grandi sorprese. Un evento importante in questo ricco calendario degli appuntamenti estivi di Mondolfo e Marotta. Siamo davvero soddisfatti di portare qui questa iniziativa per la prima volta nella storia del comune di Mondolfo.